Ed eccoci qua, ripetiamo, stiamo inquadrando appunto il campo numero uno, dove in questa semifinale, vi ricordo che le due semifinali si giocheranno ancora gli 8 punti e la finalissima si giocherà i 12 punti. Quindi Andrea Cappellacci, che è stato bravissimo nel tiro ai pallini, con Federico Patrignani, stanno incontrando Mirko Savoretti e Giuliano Di Nicola. Mentre l'altra semifinale, come vi aveva detto poc'anzi Leile, sono Giuseppe D'Alterio e Cristian Andreani dell'Alto Verbano, che incontrano Andrea Bagnoli e Roberto Signorini dell'Avis Montecatini. E anche da questo campo vi daremo di volta in volta il parziale. Ora ci stiamo concentrando appunto sul campo numero uno, vedete a fondo campo Mirko Savoretti, mentre il punto a terra è della formazione Ancona 2000. Stanno decidendo Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti sul da farsi di questa prima giocata, di questa prima tornata. Sembrerebbe facile, ma probabilmente la discussione. Ci dovrebbe essere un'altra boccia dentro, in fondo al campo, vediamo la boccia gialla della formazione anconetana. E posso confermarmi che Federico è un buon sottomanista anche. È un tiratore, quindi vediamo un po' cosa decidono di fare. Sembra che non vogliano tirare subito il pallino e Mirko la gioca perlomeno per prendere il punto. Non era poi così difficile, vedete, la giocata abbastanza larga anche per dargli la possibilità, per concedere il punto agli avversari, ma sembra che non siano d'accordo. Perdere un punto, farne tre, passa molta differenza. Gioca un punto, io sono convinto che Federico tiri quella boccia. Tira di volo, chiaramente. La colpisce, vediamo un po', ha avuto un piccolo rimpallo, ma che comunque il punto rimane, dovrebbero essere due, ma poi sarà l'arbitro, anzi è Giuliano Di Nicola, che dice di raccogliere il pallino e gli concede, vediamo quanti punti. Dovrebbero essere due. In effetti è così, viene segnato sul tabellone elettronico 2-0 per Ancona. E Federico Patregnani imposta il gioco poco prima dei 7 metri. Ottima giocata, ottima veramente. Mirko al tiro, Mirko Savoretti. Colpisce Savoretti. Misurazione 3-0 invece il punteggio a favore dell'Alto Verbano al campo numero 3, formazione di nuova, Andreani, Giuseppe D'Alterio conducono 3-0 su
Bagnoli Signorini. Misurazione effettuata, vediamo un po' chi è che dovrà andare all'accosto. È Giuliano Di Nicola della Virtus L'Aquila. Ottimo anche questo accosto. E nuovamente Cappellacci al tiro. Questa volta sbaglia. E su questo errore decidono di mettersi in difesa, naturalmente. Prova l'accosto Federico Patrignani, che non è vincente in questa occasione. Tiro non tanto buono per i giocatori dell'Ancona 2000. Dopo il foro di Cappellacci non è riuscito Patrignani a chiudere in qualche modo. Questa sembra ben giocata da parte di Cappellacci, ma non sembra che entri. Il punto rimane, c'è ancora spazio sulla parte sinistra della boccia del punto. Punteggio che cambia, il campo numero, questa è la coppia di quest'oggi, Cesini e Manuelli. Manuelli è preso da una telefonata, sicuramente non pensa più alle bocce in questo momento, mentre i suoi ex compagni sono in campo, e mi riferisco a Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti. Qui potrebbe anche aver causato il cambio di punto con questa giocata Giuliano Di Nicola. Dicevo che al campo numero 3 la partita è in parità. Bagnoli e Signorini Roberto hanno conquistato 3 punti portandosi sul 3 pari. Ecco Giuliano Di Nicola. Punto dovrebbe essere ancora dell'Aquila. Vediamo un po', va al tiro Mirko Savoretti, se colpirà pulito potrà realizzare 2 punti. Colpisce bene e quindi perfetta parità anche qui sul campo numero 1. 2 pari tra Ancona 2000 e Virtus L'Aquila. Prendibile questo punto, vediamo un po' se Federico sarà bravo a toglierlo. Sembra buona, anche se leggermente forte. Sembrava buona l'indirizzo della giocata, poteva essere anche buona, ma leggermente lunga. Non se la sente Federico di tornare a punto e ci pensa in questo momento Cappellacci, che va al tiro e la boccia lunga di norma viene rimpallata
non è un caso. Vantaggio di boccia per la formazione aquilana. Altro punteggio variato nel campo numero 3. Si sono portati a quota 6 l'Alto Verbano, 6-3, quindi a due punti dalla finalissima. Capellacci al tiro. Colpisce il pallino e sicuramente lo ha dichiarato, ma il punto rimane degli avversari. Ultima boccia per Patrignani, mentre Mirko Savoretti ne dovrebbe avere ancora due. Vediamo Patrignani al tiro. Pallino che schizza dall'altro lato del campo. Due bocce per Savoretti. Prende il punto Savoretti, ancora una boccia per lui. Due punti per la formazione aquilana che si porta sul 4-2. Tiro abbastanza sul lungo da parte di Giuliano Di Nicola. Buona di forza. Federico prova a togliere questo punto, è una ottima boccia quella di Giuliano Di Nicola, vediamo un po' cosa. Non è male nemmeno questa di Federico Patrignani. Ma il punto rimane, ora prova a toglierlo Capellacci. Ancora di nuovo appunto Giuliano. Punteggio ancora che cambia nel campo 3. Conducono i giocatori dell'Alto Verbano e si propongono come primi finalisti 7-3. Mi riferisco alla coppia Andreani-Cristian, nuova coppia dell'Alto Verbano, Andreani-Cristian e Giuseppe D'Alterio, che conducono 7-3 su Bagnoli. E signorini Roberto. Vediamo al tiro ora Mirko Savoretti. Possibilità di allungare avendo una boccia di vantaggio. Vediamo un po' se tira un po' sotto mano. No, sopra mano.
Era sufficiente in questa occasione colpire e Mirko lo ha fatto benissimo, colpendo pieno. Sembrano, dal sorriso ironico di Andrea Cappellacci, sembrano più di 2 punti. No, è un punto solo, ci sono le 2 bocce. Ora da questa inquadratura si vedono anche i colori meglio. È un punto solo e sono tutti e due nel lato sinistro del campo, le 2 bocce dell'Aquila. Leggermente corta, quindi molto spazio per Savoretti per raccogliere il punto. Vedete Giuliano, gli fa cenno che basta tirarla tra la sponda e il pallino e quindi dosare la forza. Tutto sembra facile dal di fuori. E raccoglie il punto la formazione dell'Aquila 5-2. Costo per Giuliano Di Nicola. Ottimo l'accosto per Giuliano. Boccia da tirare. Pisce pieno Andrea Cappellacci, ma il punto rimane. Questa boccia non va verso il pallino, ma se ne va sulla sponda laterale destra, lasciando parecchio spazio a Giuliano Di Nicola. Ottima ancora questa giocata di Giuliano. Boccia o pallino? Staranno chiedendosi. Ecco, pallino, dichiara Andrea Cappellacci. Colpito da Andrea, che continua a giocare ad ottimi livelli. C'è da ripristinare appunto la boccia di Ancona 2000 che è stata spostata dal spostamento, diciamo, della tavola di fondo. Potrebbe far gioco, sta spiegando Giuliano Di Nicola che tira la boccia del punto addirittura, la boccia del semipunto è buonissima, non vale la pena di spostarla. Non colpisce Savoretti, boccia che va nuovamente a posto, punto a terra per la formazione di Ancona 2000.
Ciri però a Savoretti. Questa volta la pela internamente e la sua fa gioco. E quindi realizza due punti, ottimi direi. Ancora una boccia per Federico Patrignani. Vi rammento che il punteggio è di 5-2 per la formazione dell'Aquila. E stiamo giocando appunto le semifinali di questa parata dei campioni qua dalla Indunolona, dalla società che ha organizzato l'Alto Verbano. Vediamo un po' se ancora 2000 riuscirà a togliere questi due punti, con quale giocata, ancora persone nei 4 metri. Tirato il pallino, colpito, portato nella parte sinistra del gioco, addirittura fa due punti Federico, un numero questo, un numero veramente. Prendendo un pallino a fondo campo e da quel verso realizza due punti e si riporta a ridosso della formazione aquilana, 4 Ancona 2000, 5 Virtus L'Aquila. Vediamo questo accosto di Federico, hanno cercato di cambiare gioco in quanto nel mezzo del campo Federico ha avuto qualche difficoltà fino a questo momento in questa partita a fare bocce buone, questa sotto la sponda molto molto valida, in pratica un bersaglio con pallino che dovrebbe essere quasi attaccato alla boccia. Vediamo Mirko Savoretti al tiro e ancora chiede per cortesia di spostare la gente di dai 4 metri. Colpisce, pallino se ne va a fondo campo. Inquadratura dall'alto, punto abbastanza grande. Continuano a parlare Giuliano e Mirko. Ottimo punto per Giuliano Di Nicola. E qui vedremo il tiro di Cappellacci. Eccolo qua. Boccia alzata al massimo, ma non è fortunato in questa occasione. Colpisce, ma la boccia del punto carica leggermente il pallino e vedete che non è riuscito a togliere questo punto. Vediamo un po', sono due pezzi. Qua serve un'altra giocata magica. Campo numero 3, ancora la partita non è finita, anzi i giocatori dell'Avis si portano sul 5-7,
conducono naturalmente sempre i giocatori dell'Alto Verbano. Questo tiro di traverso colpisce bene, ma rimane comunque grande e forse il punto rimane ancora per i giocatori dell'Aquila. Vediamo un po'. Punto preso, dice l'arbitro. Ottima boccia ancora, tirata da Giuliano Di Nicola. Federico appunto. Sale forse un po' troppo e dovrebbe scendere prima. In effetti esce e poi rientra e va ad appoggiarsi alla boccia del punto. Rimane il punto, una boccia solo per Mirko Savoretti. Vediamo correre questa boccia, se verrà inserita saranno due punti e avrebbero la possibilità di portarti a sette, ma fa lo stesso percorso, ma poi forse riesce ad uscire. Vediamo se sembrano due punti, anzi no, un punto solo. 6 l'Aquila, 4 Ancona. Quadratura per Savoretti e Federico Patrignani, mentre Giuliano cerca di metterla possibilmente più vicino al pallino che può. È in effetti ben giocata, anche se non è proprio buona buona, è sul passaggio, ma Capellacci continua a colpire, il punto rimane. Buona questa boccia di Federico. Termina sull'8-5 l'altra semifinale a favore dell'Alto Verbano, quindi in finale tra poco vedremo la coppia dell'Alto Verbano, la nuova coppia Cristian Andreani e Giuseppe D'Alterio, che hanno vinto per 8-5 la loro semifinale contro Bagnoli Andrea e Signorini Roberto. Il punteggio qua è 6-4 e agli 8 terminerà anche questa semifinale. Ancora Federico Patrignani all'accosto. Ottima. Al tiro Savoretti.
Prende Savoretti, vediamo un po' le bocce a fondo campo, gira quella di Ancona 2000 e quindi il punto rimane per la coppia Patrignani-Capellacci. Ultima boccia per Giuliano Di Nicola. Boccia da tirare, e sicuramente Capellacci non avrà esitazioni. Eccolo qua, tira sopra mano, colpisce, sposta il pallino. Vediamo un po' le bocce che girano a fondo campo. Dovrebbe essere un punto per Ancona, sempre che la nostra visuale, il pallino viene raccolto da Ancona 2000, da Patrignani, e quindi il punteggio dovrebbe essere 5 Ancona 6. Confermo, l'arbitro ha segnato un punto per Ancona 2000, 5 Ancona 2000, 6 L'Aquila. Ancora un accosto con pallino sotto la tavola sinistra, questa è una boccia un po' troppo corta per Giuliano Di Nicola. Vediamo un po' se poi decidono di andare a punto e così. All'ultimo momento ha preso la piega del campo, la boccia di Giuliano era ottima come forza, ma in quella posizione c'è una calamita che tira le bocce verso la sponda, se ne rammarica Giuliano, in effetti era buonissima di forza. Ora la tira leggermente, anzi direi abbastanza esterna, buona di forza, punto preso, ma con lo svantaggio di boccia. Capellacci continua a martellare. Vediamo questo accosto, non sono stati tanti gli accosti di Mirko, ma sembra molto buona questa boccia, lo è, anche abbastanza difficile per colpire, ma vediamo un po' cosa decide Capellacci, è una boccia che va tirata di volo. Questa volta non colpisce, boccia che colpisce la sponda laterale sinistra, ora Patrignani con l'ultima boccia dovrà cercare di chiudere, altrimenti chiamano 6, hanno la possibilità di vincere l'incontro in questa tornata i giocatori dell'Aquila. Non è sicuramente facile andare a prendere quel punto. Boccia molto larga, ci sembra quella di Patrignani, e dà la possibilità, danno la possibilità con questi due errori da parte di prima di Capellacci, poi di Patrignani. Vediamo un po' l'accosto di
Mirko Savoretti, se sarà vincente, vi ricordo che chiamano 6 e quindi sarebbe sufficiente inserire questa boccia per poi disputare la finale, la finalissima di questa parata. Sembra ben indirizzata, a meno che sia un po' lunga e abbastanza veloce, non si ferma e quindi altro tiro, 7 a 5 per l'Aquila, ma con una grande possibilità di poter vincere questo incontro, ma Savoretti ha sbagliato l'accosto ed è sempre il suo fido compagno Giuliano Di Nicola ad impostare il gioco. E che come al solito lo imposta molto bene. Non è che facciano un pensierino al pallino. Vediamo, mi sembra proprio di sì. Vediamo cosa decide. Boccia. Tira sotto mano. Pallino fuori. Prima bocciata sotto mano che abbiamo visto quest'oggi, voleva rimanere dentro a tutti i costi per poi mantenere la boccia di vantaggio. Capellacci ha avuto uno scarico sul pallino che se n'è andato fuori. Ancora centrocampo, pallino giocato da Giuliano Di Nicola, che preferisce appunto, ma il pallino ha preso una brutta piega, vedete che Giuliano lo voleva al centro del campo, invece se n'è andato sulla parte destra del campo. Comunque è lui che tira la prima boccia ed è lui che può mettere in difficoltà gli avversari con bocce giocate al millimetro. Anche questa è buonissima. E quindi chiama in causa Capellacci. Eccolo qua. Muove ancora il pallino e lo sposta sul lato sinistro del campo. Punto prima, e rammento che tra questa è proprio una disgrazia tra virgolette per la formazione anconetana, che si vedono annullare una boccia per aver gettato una boccia sulla sponda, letteralmente. Ora serve un miracolo da parte di Capellacci, buttare fuori il pallino, altrimenti in finale ci passano i giocatori dell'Aquila. Capellacci ne ha le possibilità, vediamo. Colpito pieno il pallino, ma non ne vuol sapere di uscire, prende il punto, ma servirà nuovamente poi, se non verrà coperto dalla giocata di Giuliano Di Nicola, servirà un altro colpo su quel pallino e portarlo a fondo campo e magari fuori dal campo da parte di Federico Patrignani. È l'ultima possibilità per poter continuare a giocare questo incontro. Non è stato coperto il pallino e quindi Federico Patrignani, ultima possibilità per loro. Lo colpisce, ma pochissimo, anche se direi si va a posizionare in una
in un posto. Sì, sicuramente facile per poter prendere quel punto, ma stanno pensando di tirare forse la corta o forse quella laterale, e stanno studiando un po' tutte le possibilità. Certamente non è un punto molto grande, questo è un fatto. E a fondo tavola non è mai facile andare a prendere dei punti. Il punteggio è 7-5. Se riuscirà Mirko ad inserire la boccia, saranno in finale. Sembra bella. Ed è buonissima, prende il punto e si porta sull'8-5. Noi fra qualche minuto ci prendiamo una pausa, fra qualche minuto saremo di nuovo insieme per goderci questa finalissima.